al sersale del co-presidente Giuseppe Schipani. Ben ritrovato. Buonasera a tutti. Visto, no, nonostante purtroppo quella retrocessione, non vi abbiamo abbandonati ovviamente. E allora, oggi il sersale, nonostante avesse davanti un avversario quotatissimo, conferma tutte le sue intenzioni e vince una partita che, a leggere il risultato, è stata anche divertente. Allora sì, buonasera a tutti innanzitutto. Come hai detto tu, veniamo da una retrocessione incosciente che ancora brucia, però siamo ripartiti a mille. Oggi abbiamo dimostrato di essere una delle squadre da battere. Vincevamo 3-0, abbiamo sfiorato il 4-0 con una squadra, contro una squadra super attrezzatissima, e a noi mancavano i due centrali di difesa, Riviera e Scalito, il capitano. Abbiamo veramente fatto bene. Poi alla fine abbiamo preso due gol, si potevano evitare, però ripeto, abbiamo giocato contro una squadra veramente importante, quindi ci sta. Tra l'altro una squadra importante insieme ad altre che non sono riuscite a fare posta piena. Questo insomma è confortante in vista del prosieguo, perché io ricordo il direttore Gallo che saluto un po' contrariato all'uscita del calendario, però insomma questi sono tre punti che pesano ancora di più vedendo i risultati degli altri campi, perché spesso si dice siamo solo all'inizio, ma in realtà questi tre punti valgono quanto quelli che poi si andranno a prendere a metà campionato. Per me questi punti valgono oro, non solo questi ma qualsiasi punto verrà in cascina, perché il campionato di promozione è un campionato difficilissimo. Come dicono in tanti, c'è una eccellenza bis, si può dire. Noi oggi abbiamo vinto in casa, ripeto, contro una squadra veramente forte che ha dimostrato di essere attrezzata per competere fino alla fine. Ho visto il risultato delle altre squadre, però vi dico un mio pensiero personale: ancora siamo all'inizio. Quindi una sconfitta, è vero che partire bene è sempre un passo avanti, però ancora siamo alla prima giornata, quindi non escludo nessuno per la vittoria del campionato. Bene, Giuseppe, grazie per essere stato con noi, alla prossima. Una buona serata a tutti. Grazie.